Nel collegio dell'Aquila Marco Marsilio ha riscosso una bella affermazione. In alcuni centri, soprattutto nell'Alto Sangro, il candidato Marsilio ha avuto grandi numeri. Soddisfatto il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. Un risultato scontato per noi, nonostante il centro-sinistra sbandierava la possibile rimonta. In realtà noi avevamo la ferma convinzione che il centrodestra vincesse, che Marsilio venisse confermato presidente della Regione Abruzzo. Ancor più eccezionale è stato il dato della provincia dell'Aquila, che ha superato il 60%, quindi riducendo il dato sul centro-sinistra a meno del 30%. Ed è stato bello, soprattutto quello che abbiamo conseguito a Castelsango, che ha raggiunto evidentemente il 70%, anche superato, consentendo poi al nostro candidato Vincenzo Zio di conseguire un dato davvero straordinario. Lui ha quasi raggiunto 3.800 preferenze da un angolo della provincia, senza abbinamenti, quindi non possiamo che congratularci con lui e con tutti gli eletti. Certamente la città di Castelsango e l'Alto Sangro ha contribuito in maniera significativa all'elezione dei due consiglieri regionali della provincia dell'Aquila. La città di Vasto ha retto bene l'urto Marsilio, riuscendo a raggiungere il 52% con D'Amico. Questa è l'analisi del voto del presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna. Sì, un ottimo risultato a Vasto del centro-sinistra che vince col 52% circa. Con gli assessori Anna Bosco e Paola Cianci che hanno avuto un risultato strepitoso. Auguri naturalmente agli eletti, ai consiglieri regionali eletti, auguri al presidente Marsilio per la rielezione. Un risultato politico che naturalmente ha premiato una squadra coesa, compatta, che è partita in largo anticipo con la campagna elettorale. Centro-sinistra ha indicato un nome autorevole, un caro abbraccio a Luciano D'Amico, persona di grande spessore, probabilmente indicata con un certo ritardo rispetto alle esigenze di una campagna elettorale, alle esigenze del popolo abruzzese e dell'elettorato abruzzese, così come nella composizione delle liste. Ottimo invece il fatto che si è riuscito a costruire un campo largo con tutti i partiti e i movimenti. Da qui bisogna ripartire indubbiamente da questo dato, bisogna ripartire da un 47,5% che è il dato elettorale del centro-sinistra su cui costruire le basi per una futura vittoria a livello regionale.